Dicevo, sostanzialmente la prima bioetica ha perso perché ha vinto e al tramonto perché ha vinto, perché era l'esigenza di far sentire alcuni aspetti etici della scienza e dell'attività medica e scientifica che non erano ascoltati. Oggi quasi tutti, perlomeno quelli illuminati, sono convinti di questo. Più o meno la stessa cosa è venuta del mondo del business, dove prima l'idea che l'unica cosa che interessasse il business era il profitto, era normale e adesso invece si pensa che normalmente il profitto serve anche alla società, non serve solo al profitto. Ecco. Quindi sono due battaglie, quella della bioetica e quella della business ethics, molto simili, molto vicine. Tra l'altro, storicamente, dai greci in poi, la bioetica precede la business ethics, secondo un principio molto banale. Prima pensi a campare e poi a lavorare e a guadagnare. E quindi tutto sommato l'etica medicale tende a precedere nel tempo l'etica del lavoro e delle professioni. E in tutti e due i campi il tramonto è dovuto, lo ripeto per la terza volta, alla sostanziale riuscita della prima campagna di allerta. D'altronde la filosofia per sua vocazione è al 50% aurorale. Aurorale era il filosofo Newton, che si dichiarava filosofo naturale, ma dall'aurorale filosofo Newton è nata la fisica, perlomeno quella classica, che non è affatto aurorale e non è più filosofia. E ha un sacco di risultati che la filosofia in quanto tale non avrebbe. Bertrand Russell, con garbo e cinismo, che diceva che quando si ha un risultato è scienza e quando non si capisce niente è filosofia. Ecco, quindi la fase aurorale è quella in cui è difficile arrivare ai risultati, però serve per mettere sul tappeto il problema. Una volta che hai risolto la fase aurorale, hai il tramonto e il risultato. Sì, è chiaro, è successo alla bioetica, è successo alla business ethics, è successo a Newton, è successo a Freud. La psicanalisi è aurorale, poi dopo viene la psicologia applicata, le cose del genere. È successo a Max Weber, non c'era la sociologia prima di Max Weber. Max Weber filosofeggiava sul fatto che la società aveva qualche importanza, che il contesto non poteva essere irrilevante. Contesto sociale. E poi è nata la sociologia. Ma questa era tutta filosofia all'inizio, per cui non si capiva niente. Poi è arrivato la scienza normale, ha normalizzato il paradigma, abbiamo avuto i risultati e la filosofia è passata ad altro, a problematizzare magari quei risultati che gli altri avevano cominciato a ottenere con una certa regolarità. La filosofia è sempre la messa in discussione del paradigma, non è l'ottenimento sistematico dei risultati. E quindi il tramonto, naturalmente la normalizzazione implica che abbiamo applicazioni della bioetica negli ospedali, nella clinica, ma che la bioetica non è più quella originaria, quella che presentava l'istanza, quello che il democristiano Danton avrebbe chiamato il disagio. Quello è stato superato, quello che abbiamo raggiunto. Ora vuol dire che la filosofia non deve entrarci più, ma per niente. La domanda era ovviamente retorica, poi detto da me, figuriamoci. Per me la filosofia c'entra perché io faccio solo quello, quindi c'entra dappertutto, persino nelle partite di calcio, ma figuriamoci se non c'entra nella bioetica. Perché la filosofia è al 50% aurorale, ma per l'altro 50% è segnaposto e interlineare. Segnaposto è una tradizione maldestra di quelle che i tedeschi chiamano Platzanweiser, cioè che sistema le cose nei vari posti. Siccome le cose si muovono, ogni tanto bisogna collocare discipline, persone, luoghi dello spirito, luoghi materiali, attività, nei vari posti. E tutto si muove sempre. E la filosofia, muovendosi per il suo istinto sempre, aiuta a fare questa sistemazione dei vari spazi. Kant, in uno scritto intitolato Al conflitto delle facoltà, la prima volta che io vidi il titolo, pensavo che il conflitto delle facoltà, che Kant fosse troppo importante per occuparsi delle nostre modeste facoltà, che quella era una cosa da consiglio di facoltà di serie C. E invece Kant si occupava di quello. E dice che la filosofia, il diritto si occupa, è la facoltà che riguarda lo Stato, la medicina è la facoltà che riguarda il corpo, la filosofia è la facoltà che non riguarda niente. Però proprio per questo riguarda tutte le altre di lato e le colloca in uno spazio logico che è loro proprio. Ecco, in questa fase di Platzanweiser, di segnaposti, la filosofia, siccome tutto si muove sempre, deve sempre ricollocare tutti gli altri saperi
al posto loro, e quindi anche la bioetica. Quando tu la sposti, la fai diventare sempre più dentro all'insegnamento degli infermieri, all'attività pratica dei medici, a quello che i genetisti fanno quando personalizzano, a quello che le compagnie di assicurazione fanno quando si infermano. Recentemente ho parlato con un assicuratore parlando dell'informazione che hanno sempre di più sulle persone. Tu guardate che l'assicurazione è basata sul rischio. Se voi sapete tutto, cancellate il rischio e dovete chiudere bottega, perché l'assicurazione senza il rischio non ha senso. Ecco, quindi tutti questi problemi etici ripongono un'attività di Platz and Weiser nuova della filosofia. Quindi la filosofia ritornerà come bioetica o non bioetica nel secondo momento, quando è scomparsa nel primo momento in quello in cui si presenta l'esigenza che è aurorale, ma tornerà anche come interlineare, perché tutti i saperi specifici devono pur parlarsi tra di loro. È stato detto prima autorevolmente, qui non ci si parla più tra le varie persone che fanno le varie cose, che è una cosa indispensabile, necessaria, assoluta. Non si può fare che ognuno sta nel suo orticello senza parlare con l'altro. E in questo la filosofia è indispensabile, perché se ognuno cammina dritto per il suo sapere, chi colloca i saperi ognuno al suo posto e chi io nella mia vita ho letto libri di algebra, libri di diritto, non è che ho capito tutto, ma insomma, libri di storia, libri di geografia. I filosofi sono gli unici che leggono interlinearmente e che cercano di sistemare i vari saperi in modo ordinato tra loro. E questa, più le varie culture singole diventano specialiste. Newton lo faceva da solo, perché era aurorale, ma quando da aurorale diventi tecnico, non lo fai più. Nell'intervento che ha chiuso la tavola rotonda precedente, qualcuno ha detto che c'è bisogno di etica. Da qualche mese io ho aperto un centro di etica che sta avendo un impatto formidabile, vi assicuro, quasi comico, enorme, che si chiama Ethos. E stiamo facendo proprio questo. E tutti ci chiedono di intervenire su questi temi. E il tentativo che facciamo è esattamente quello di vedere come nei vari settori l'etica si può collegare a quello che le persone fanno, che è esattamente un tentativo di questo genere. Ora, è difficile dire come la bioetica concretamente interverrà nei vari settori. Posto che deve essere segnaposto e interlineare, credo io, non è facile dire. Sicuramente interverrà nella comunicazione medicale. Sicuramente, per mio gusto, renderà più spirituale il sistema medicale nel suo complesso, per come la vedo io. Sarà meno una medicina solo fisiologia-patologia, una medicina più olistica, senza arrivare a estremi antitradizionalistici. Ma sicuramente l'idea del malato e non della malattia, che la bioetica sarà applicata di più. Sicuramente si porrà il problema della sostenibilità in medicina. Il problema è che Daniel Kahneman ha proposto in maniera un po' cruda, ma cioè, ammazziamoli tutti dopo una certa età. È una formula un po' brutale. Kahneman non l'ha detto proprio così, ma insomma, però si porrà, perché quel problema che è stato ricordato prima dell'invecchiamento progressivo della popolazione. Tra l'altro Ethos l'11 marzo farà un convegno Italia-Giappone sull'invecchiamento e la demografia, sono i due paesi che più risentono di questo fenomeno, ed è una cosa... Sicuramente si parlerà della personalizzazione estrema della medicina, sicuramente si parlerà della medicina a distanza, che non so se avete assistito, ma cosa... io stavo a tavola con un mio collega americano l'altro giorno, gli è bussato il telefonino, e il telefono, a Roma questo, il telefono da Boston gli diceva tra un quarto d'ora devi andare a 300 metri da qua, ci sta, e ti devi fare questa diagnosi, c'è un centro diagnostico e devi fare questo esame. Mentre noi stavamo mangiando pane e salame, non so, che evidentemente gli faceva male forse, non lo so, ma comunque sì. E queste cose pure creano, sicuramente i progressi della genetica, come sapete tutti, richiedono sicuramente l'intercultura, richiede come ci regoliamo, per esempio rispetto alla mentalità cinese che fa, come sappiamo benissimo, per flussi, senza capire bene io che significa, ma insomma va più per flussi che per organi. Ecco, siamo pieni di nuove frontiere,
Se il compito è quello di essere interlineari e segnaposti, la nuova bioetica, la bioetica della fase 2-3, diciamo, c'è un compito infinito, progressivo, filosofico, estremamente filosofico, e ancora più appassionante del primo. Non che il primo non fosse appassionante, perché le battaglie di affermazioni di interessi fondamentali sono appassionanti. Sono battaglie quasi sindacali, come dire, quelle prime. Questa cosa si deve fare per forza. Ma che siamo pazzi, che non ne parliamo. Però quella battaglia lì, in qualche modo, era ovvia. Questa invece è una battaglia tutta in salita, perché non si capisce bene. Non siamo neanche noi sicuri di quale cosa è vera e quale no. Non siamo neanche bene noi sicuri di dove si deve andare. Il welfare aziendale. Ecco. Chi se lo deve assumere? Io credo che un elemento essenziale di questa storia sia un elemento che non c'entra niente con la bioetica, tra l'altro, ma c'entra con la public policy. Lo Stato non ce la fa più. E la società civile deve fungere da complemento e sostituzione dello Stato. Naturalmente lo deve fare in forme che lo Stato consenta, e la surrogazione deve essere lecita e permessa. Come avviene questo con l'invecchiamento delle persone sul luogo del lavoro? In che modo gli imprenditori si faranno carico di questi? In che modo la consulenza bioetica interverrà su questo? Quali forme di disagio fisico, mentale, clinico, psicologico? L'ultima cosa, ma l'ultima non... Ci sono molte malattie che dipendono dalla società. La bioetica se ne deve occupare o no? Prendete l'autismo. Io ho un nipote, non, nipote di lato, non di letto, autistico. È un bambino straordinario, brillante, carino, eccetera, però è fortemente autistico. La cosa interessante, non, a me dispiace e basta, ogni tanto lo vado a trovare e me lo prendo in casa. Mi dispiace per i genitori, ovviamente, e mi dispiace per lui. Ma la cosa interessante è che ce ne sono 100 volte più di prima. Perché? La spiegazione che danno gli studiosi di tipo epigenetico, cioè le pratiche della generazione precedente a quella dei bambini, sono tali che il disturbo vada sulla generazione dopo. Ma la spiegazione epigenetica assomiglia molto, non lo so bene. Cioè, per carità, io non sono in grado di valutare le spiegazioni dei genetisti. Però assomiglia bene, io non ci capisco abbastanza e quindi dico che la generazione precedente è stata un po' stronza. Scusate, la parola poco accademica. Comunque sia, sono malattie sociali, in che misura? E in che misura l'etica si deve occupare del comportamento sociale diffuso? Ethos sta facendo un grosso progetto di ricerca sui videogiochi. I videogiochi provocano malattie sociali. I videogiochi sono una malattia sociale, questo non c'è proprio dubbio, ma ne provocano altre. È un problema etico sicuramente, è un problema bioetico, non lo so bene. Quindi come vedete tutte queste cose sono di frontiera. Come tali sono filosofiche sicuramente in parte, non in toto. Richiedono cooperazione tra moltissimi campi del sapere, tra filosofia, medicina, genetica, informatica. Lo stesso fatto che gli algoritmi decidono sulla nostra vita in maniera pesantissima, che senso ha? I biscottini Ferrero scompaiono, e il giorno dopo un politico importante dice, parla di Nutella. La politica si fa così. È convincente che i nostri gusti siano dettati da macchine. Io ho aperto un convegno sulla manipolazione genetica dicendo posso fare tutto quello che voglio, intanto a casa mia decide mia moglie, quindi tutto quello che le mie scelte possono manipolare 100 volte di seguito, tanto non serve a niente, lo stesso non decido io. Ma al di là degli scherzi, questo sicuramente è un problema etico importante, è anche bioetico, e in qualche modo sì, perché si opera sul cervello, e il cervello è una parte importante della nostra struttura fisica e medica,
non è una parte periferica. Quindi, insomma, io non lo so bene, e come avete capito, mentre sulla prima parte ci ho lavorato molto, ci ho pensato tanto, senza arrivare a nessun risultato particolare, come ho detto all'inizio, sulla seconda sono convinto che ci siano frontiere enormi, ma sono frontiere caratterizzate da una fuzziness sostanziale, però c'è un interesse, è che chiunque è giovane, chiunque studia queste cose ed è giovane, prima ne ho sentito parlare un paio che erano bravi tra l'altro, chiunque è giovane e studia queste cose ha un futuro a praterie di ricerca davanti. Chiunque è meno giovane potrà stare a leggere per molti anni e a studiare cose di bioetica di grande interesse. Grazie. Argomento interessantissimo, cari amiche e cari amici. Adesso sto facendo una selezione, poi vi proporrò altro materiale. Mi raccomando, per una visione intelligente, sempre sintonizzati sul decimo toro, un bel pollice su e ci vediamo al prossimo video. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.